Sviluppare percorsi integrati volti a promuovere la riacquisizione di autonomie personali e sociali, accrescere la capacità di relazione e socializzazione, favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Sono solo alcune delle finalità perseguite dal Centro Diurno per Adolescenti e Adulti con Disturbo Autistico Francesco Catasca, inaugurato nei locali di Via Garibaldi ad Arezzo. La struttura, che attualmente ospita 20 utenti, nasce a seguito del protocollo d'intesa siglato dalla Fraternita dei Laici e l'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza di Agazzi. Proviamo a fare e a trovare e a realizzare un modello di lavoro nell'agricoltura sociale. L'agricoltura sociale significa utilizzare i terreni e i prodotti agricoli che questi terreni di fraternità sono in grado di produrre per poterli confezionare, per poterli commercializzare. Insomma, noi attraverso un intervento di agricoltura sociale creiamo lavoro per queste persone con spettro di autismo. È un intervento davvero interessante perché va nella linea esatta della Fraternità dei Laici, quella della tutela sociale e delle opere di misericordia. Però vogliamo sostanziare con un'offerta di lavoro. Proviamo, detto all'inizio, è un tentativo, ce la mettiamo tutta e vediamo se riusciremo in questo progetto. Le persone con autismo hanno necessità di un'educazione continua per tutta la vita, proprio perché per le loro caratteristiche di funzionamento non hanno la possibilità di apprendere in maniera spontanea e naturale quei comportamenti sia sociali che adattivi che magari i bambini o le persone a sviluppo tipico apprendono nella normale esperienza quotidiana di vita.